trattenuta abbastanza evidente. Arriva il cross di Marianini lì in mezzo, poi dalla distanza da botta e Viotti dice di no. Violentissima la conclusione con il destro centrale, però la conclusione. Pallone messo dentro, Viotti in presa alta, sicurissima. La traversone di Del Prete, murato da Baraje, Krisetic, prova con il sinistro, Krisetic! E Sergio Viotti, forse disturbato anche dal sole, vede all'ultimo il pallone, riesce ad opporsi con i guantoni. Atalanta, la seconda con l'Aternane, è arrivato in prestito proprio dall'Atalanta. 2 anni fa, 4 gol in 27 partite con la Juve Stabia. L'uscita di Viotti, protetto da Contini, il pallone rimane in campo, Baraje. Sfida Danilo Cataldi. Di Gaudio, pallone consegnato ancora centralmente a Porcari. Poi Lollo, attenzione, a buon destro, lo prova dalla distanza. Viotti al 28esimo dice no al portiere della Juve Stabia. La conclusione da parte di Lollo, ottimo calcio. Pallone che sbuca all'ultimo. Da Romagnoli, in strana posizione defilata, lui che di solito va centralmente ad arma forte. Concas, palla centrale con il colpo di testa, la parata di Viotti. L'ottima torsione da parte di Pesoli e l'intervento di Viotti che riesce con il piede di richiamo per creare la superiorità numerica. Intanto il recupero palla di Schiattarella, l'ennesimo pallone recuperato da Schiattarella, poi Bellomo se ne va con classe, ancora Bellomo, tenta la conclusione, Viotti la mette in angolo, gran conclusione da parte di Nicola Bellomo, voglia di mettersi in mostra subito per i suoi nuovi tifosi. Rivediamo la sinistro a cambiare gioco, palla ancora soggetta alla forza del vento, arriva Mammarella, il cross è interessante, Viotti in qualche modo protesta da parte di Comi che è finito a terra sul cross di Mammarella, non le accetta Rocca, si prosegue, ancora Mammarella che ha spazio per il calcio di punizione, molto lunga, e poi testa di Contini, ha preso le parti di Piccolo, buono il cross, ci arriva Benassi che riesce a toccare il pallone, leggermente in ritardo Comi. È il Varese. Pavoletti, prova a girarsi Pavoletti, va con il sinistro e Viotti deve allungarsi per mettere in calcio d'angolo. Come ha tirato qui Leonardo Pavoletti. Amadi, attenzione perché questo è un contropiede pericoloso. Odu Amadi si accentra il nigeriano, va a puntare Ghiringhelli. Odu Amadi, suo cross in area di rigore, Pavoletti la mette giù, Di Roberto, grande intervento di Viotti a negare il raddoppio al Varese, bella azione di contropiede della squadra di Sottili, non è finita, Odu Amadi in mezzo, da Monte, ancora lui di testa, palla sopra la traversa, la rabbia di Viotti che ha salvato in questo caso. E quindi primo calcio d'angolo della partita, lo batte Bruscagine, schema corto, arriva Gerbo, poi a traino Bruno, potrebbe andare al tiro, Bruno! Viotti in calcio d'angolo. Buona la conclusione di protagonista assoluto del match su il raddoppio. Nacho con l'esterno a cercare Sciaudone, il doppio passo ancora con Nacho, destro stavolta Viotti, il dice di no, gran parata di Viotti al 27esimo. Nacho ha cambiato la partita, è entrato, prima ha colpito la ma Sou al posto di Gargiulo, qui tenta un numero un po' pretenzioso Sciaudone, però si ritrova la palla lì, ancora la chance Sciaudone al 15esimo, stavolta non la mette in mezzo, tira direttamente però in bocca a Viotti. Lascia Zampano punta l'area di rigore, la chiusura e poi palla per Gonzalez che è il più veloce, GB ha ammonito, deve fare attenzione nel chiudere su Gonzalez, largo per Lazzari, il tiro, la parata di Viotti. E poi arriva Guarino a mettere palla fuori. Ottima azione del Novara. Si ferma e lascia il pallone del Prete. Buona circolazione con il tocco di Giannone per Bernardeschi che accelera. Bernardeschi in area, Bernardeschi. Diop prova a calciare Diop. Palla sulla base del palo dopo il tocco del portiere Viotti e calcio d'angolo. Secondo palo colpito da Diop. Però la palla è riconquistata dal Brescia. Con Benalì, bravo a servire questa palla
per Morosini, il destro con i piedi, Viotti si mangia i suoi, qui ha ragione perché la difesa della Juve Stabia ha regalato un pallone comodissimo. Morosini, che è un centrocampista, però oggi schierato a supporto di Soginia in attacco. Con l'esterno, bello il lob a cercare il pallone. Grande occasione qua per il Brescia, è bravissimo Viotti a salvarsi sul tentativo di Zambelli che aveva fatto un capolavoro mettendo giù quel pallone. Poi sulla sinistra, Acosti il tocco, ora il cross di Pasciuti che diventa un tiro, Viotti in calcio d'angolo, a centro area c'era De Vitis, il cross di Pta. Attenzione ora Ambakogu, palla ribattuta vicina al terzo gol il Carpi. Ambakogu è entrato, qualche problema per Guarino, tira Inglese, palla ribattuta da Romeo, ancora Inglese, il tiro Viotti, e questa è la prima vera parata nella partita. Liviero va a mettere palla fuori.